Stiamo lavorando su due sistemi di gioco, il 3-4-3 e il 3-5-2. Ho voluto vedere oggi le risposte che mi dava questo sistema di gioco, mettendo, non avendo avuto verde perché andare in nazionale, Bidawi ancora non in perfette condizioni, allora ho cercato di schierare un centro campo a 3 e un attacco con due punte con Mogulu e Castaldo. Ma non è quello l'aspetto tattico, ma è l'aspetto mentale che ancora non riusciamo ad invertire, a capire che si sta arrivando al campionato e ancora con la testa siamo lontani. C'è da mettere la spina subito dentro perché sennò c'è il rischio che arriviamo in ritardo all'appuntamento importante del campionato. Mister, raccogliendo qualche protesta tra virgolette dei tifosi, è sembrato appunto agli stessi che questa squadra esprimesse poca qualità in mezzo al campo e complessivamente. Lei è soddisfatto della qualità tecnica di questa squadra? No, da quello che abbiamo espresso no. Per me possiamo fare molto ma molto di più. In questo momento è come se si facesse fatica a focalizzare le energie tutti insieme ed essere squadra. Sarà che siamo una squadra completamente quasi nuova, sarà che sarà una squadra abbastanza giovane, però ancora non riusciamo a mettere insieme, a focalizzare quello che dobbiamo mettere in campo in maniera determinata. È come se, a me non piace affrontare le partite come se fossero amichevoli. Per me ogni partita, ogni allenamento è deve essere una battaglia. E ancora ad oggi vedo che facciamo fatica ad interpretare in questa maniera gli amichevoli, il modo di allenarsi. Ripeto, per me siamo indietro, però possiamo fare molto di più. Quindi è solo un fatto mentale. Chiedo scusa, giusto per completare il discorso sulla qualità, l'elemento più rappresentativo innegabilmente Castaldo lo ha dimostrato anche oggi, ecco, lei come lo vede? Lo vede al centro di un attacco a tre oppure come seconda punta?
Ma oggi l'ho visto meglio rispetto a un attacco a tre, vicino a Mogulu, riesce a dividersi un pochettino i ruoli, a lavorare di meno, ad essere più presente in area, però anche lui secondo me deve crescere e trascinare questo gruppo di ragazzi, soprattutto i più anziani, secondo me devono trasmettere quello spirito che l'Avellino ha sempre contraddistinto. Oggi ancora magari sia i nuovi arrivati non riescono a percepire al 100%. Mister, lei ha detto dopo il 7, dopo la Coppa Italia, farò le mie valutazioni per capire cosa serve a queste cose. Si è fatto un'idea Sì, l'ho adesso? fatto, l'ho detto alla società e siamo d'accordo su quello che bisogna fare. Mister, da cosa sei maggiormente preoccupato? Dalla tenuta No, mentale? dall'aspetto mentale, da come si affrontano anche queste partite, da come si affrontano le difficoltà. Abbiamo iniziato 20 minuti, un quarto d'ora bene, discretamente, poi abbiamo mollato, ci siamo allungati, diamo per scontate le cose, a volte siamo superficiali, in questo sono preoccupato. Non c'entra l'alibi della preparazione No, atletica ma in questo. assolutamente, assolutamente. Volevo chiedere al mister, buonasera, lo scorso anno per tutto il campionato abbiamo cercato una certa identità di gioco e principalmente di equilibrio a centrocampo, soprattutto. Quest'anno si è partiti e ancora oggi la difesa, insomma, balla, prende gol in imbucata con smarioni colossali. Cioè, le abbiamo prese da squadra di posturno, Contaminardi, Rionero, Ogni partita abbiamo Zaccagni. preso un gol, ma non è tanto la difesa, è tanto il lavoro di squadra. Se non difendi e attacchi tutti insieme, si fa fatica ad attaccare bene e a difendere bene. Dobbiamo imparare a essere oggi ancora. Mi preoccupa il fatto di non essere squadra nel condividere, il difendere, l'attaccare, il combattere, l'affrontare l'amichevole nella maniera giusta. Questa è la cosa che mi preoccupa di più. Mister, nonostante le evidenti lacune praticamente a centrocampo sull'aspetto tecnico, proprio almeno dei ragazzi che sono andati in campo aspettando quelli che sono ancora fuori, ma non le sembra che ora a pochi giorni ancora dall'inizio del campionato, proprio tramite il gioco se ne vedono ben poco? Intanto dobbiamo aspettare Cavazzi, Paghera, Gitai, che sono giocatori che sono qui da qualche anno e potrebbero trasmettere le loro qualità tecniche e la loro esperienza in campo, che oggi sinceramente è quello il peso specifico che manca principalmente. E poi cercare di aspettare qualche altro innesto che potrebbe far migliorare questa squadra, che secondo me può fare molto di più. Mister, lei ha detto sempre dall'inizio 3-4-3, modulo di base 3-5-2 alternativo. Oggi li ha utilizzati tutti e due. Un parere su come si è espressa la squadra con il 3-5-2 e col 3-4-3. Ma mi è sembrato anche durante la settimana, quando abbiamo provato, che il 3-5-2 si addice più alle caratteristiche, magari sacrifichi qualche calciatore con qualità tecnica, ma secondo me si addice più in questo momento. Al materiale che abbiamo a disposizione, lo vedi un pochettino più equilibrato, hai un po' più di peso in avanti, secondo me, in questo momento dà più garanzie. Quindi in effetti abbiamo dei giocatori più adatti al 3-5-2 e non al Oggi 3-4-3. sì, per sorreggere, per aiutare anche i nuovi, i giovani, credo che il sistema di gioco in questo momento che potrebbe dare più garanzie è quello. Quanti innesti si aspetta? Ma la società lo sa. Non è che poi però mister al 3-5-2 abbiamo troppi esterni offensivi in rosa, ci sarebbe poco Ma si spazio. potrebbero anche adattare da seconda punta. Sconfesserebbe un po' tutta la camata di acquisti, anche se il No. 3-5-2, cioè, almeno personalmente, dalla mia esperienza, lo vedo meglio del 3-4-3, Ma poi soprattutto. inizi con un'idea, se poi questa idea vedi che non la puoi portare avanti, poi puoi sbattere contro il muro. E di questo bisogna darle atto, perché noi spesso ci siamo scontrati con No, allenatori di una presunzione e di una saccenderia infinita, quindi già il fatto che lei riconosce questo le dà ampie temenze. io sacrificare o non sacrificare, qualsiasi sistema di gioco sacrifica qualche calciatore. A me mi interessa l'equilibrio e che la squadra cresca. Dei sistemi di gioco contano poco.
acquisti in settimana, abbiamo ascoltato anche i colleghi di Terni che ci facevano capire in buona sostanza che la vera garanzia in questo momento di difficoltà per l'Avellino è proprio lei, tecnico che... Me lo auguro. No, ma io sono preoccupato non tanto per, ripeto, per l'aspetto mentale, il fatto che magari siamo una squadra abbastanza giovane e quasi completamente nuova, e il fatto di crescere, di diventare squadra, tante dinamiche magari durante il ritiro hanno impedito questa crescita. La cosa che mi preoccupa è questa, che ancora tra i giovani... La vecchia guarda, i ragazzi che hanno militato qua nelle passate stagioni ancora devono capire cosa serve in questa piazza. Serve molto di più di quello che stiamo dimostrando in questo momento.